ti trovi in una città che non conosci? Più o meno sono quattro le domande che ti poni subito. Dove dormo? Dove mangio? Come mi muovo? Cosa faccio tutto il giorno? Se cerchi una risposta a questa e a molte altre domande, segui Effetti Personali. Questa non serve. So you're a stray, there's nothing else to do. In another place, I see a different you. Cristiana Capotondi, 30 anni, romana, attrice. Barcelona City. Ama il sole, i colori, il mare, Gaudì. La vacca vida sola. E quindi Barcellona. Ra bla pa qui, ra bla pa ya. Esa la rumba de Barcelona. Ra bla pa qui, ra bla pa ya. Esa la rumba de Barcelona. La cosa che fondamentalmente di Barcellona mi conquista di più è il mare. Io sono un amante del mare ed è veramente forse la mia prima passione. E per me l'idea che esista qualcuno che nasce in una città con il mare è una roba che mi fa un'invidia. E provo un'invidia, però cioè, non buona, siete tanto diciamo, lontani, però cioè, insomma, per una milanese parlare con una romana che ha il mare a meno di un'ora. Eh sì, soltanto che è vero che ho il mare a meno di un'ora, però per farmi un bel bagno devo scendere un po' di più o salire un po' di più. Ma se ti posso dire, mi piacerebbe passarci in barca a vela, quindi io se penso a Barcellona penso alla barca a vela. Alla barca vera? Sì. Una Barcellona da velista? Una Barcellona da velista, sì. Ti fai tutta, insomma, ti fai ovviamente Sardegna, Corsica, Costa Azzurra, poi ci arrivi pian piano. Sono Xavier, sono di Barcellona e mi piace tantissimo questa città, l'Italia, e vi spiegherò in bicicletta tutte quelle cose da vedere, soprattutto quelle di Gaudì, che sono bellissime. Xavier è un esperto d'arte e amante dell'Italia. Quale mezzo migliore, se non le due ruote, per conoscere la città in modo nuovo e divertente attraverso le sue vie e i suoi angoli più nascosti? E andiamo fino al Raval, che è la zona di Barcellona più, diciamo, degradata. Vai! Allora, questo è il Palazzo Güell, fatto per il mecenate di Gaudí, Güell, il conte Güell, è fatto nel 1884. Adesso andiamo a vedere la Piazza Reale, la Piazza Reale. Questa è la Piazza Reale, fatta nel 1850, dove si trovano questi lampioni fatti da Gaudì. C'è il simbolo di Mercurio, il dio dei mercanti. Questa è la Casa Milà.
e erano appartamenti privati come adesso, una casa molto moderna. Lassù in alto sono i camini fatti anche da Gaudì, che sono, penso io, più belli che ha fatto lui, più stile giapponese, diciamo. Da Barcellona hai tutto, hai la Movida, la città bellissima, internazionale, con un'architettura meravigliosa. Sai, Barcellona secondo me ha due anime, perché c'è la tradizione, per cui noi capitammo in una cattedrale nel barrio, ci passammo in realtà, perché era un passaggio per arrivare in un altro luogo durante la nostra visita. Però c'erano dei gruppi che cantavano, ballavano con degli abiti tradizionali praticamente su questo slargo. Ramblas, sì. Sì, dietro le Ramblas, in questo slargo di fronte a questa cattedrale. E ci unimmo a loro e fu in qualche modo divertente vedere come in alcuni luoghi storici della città si mantiene forte la tradizione. Sì. Con anche questa specie di ex cuore vibrante, crescente della Sagrada Famiglia, che in qualche modo ti dava l'idea anche della partecipazione dei cittadini. La crescita della città, preso quello come simbolo, quindi anche appunto simbolicamente. Ciao, sono Andrea, un giovane architetto che ormai da 5 anni è residente qui a Barcellona. Oggi vi porterò alla scoperta del vero aperitivo catalano, fuori dalle rotte turistiche. Carrer Sant Carl, Absenta Bar, la nostra prima tappa. Andiamo! Vi ho portato in questo locale semplicemente perché si trova nel quartiere della Barceloneta. È il vecchio quartiere operaio e secondo me è l'unico quartiere ancora autentico di tutta Barcellona. Questo è l'unico bar a Barcellona specializzato in assenzi. Ci sono 25 assenzi differenti in questo locale. Il migliore lo sto prendendo io adesso, è quello della casa. Pronti per la seconda tappa? Siamo in Calle Moncada, stiamo andando alla champagneria in italiano. Speriamo non ci sia troppa gente. Stiamo provando lo champagne adesso, è il loro spumante catalano. Normalmente vieni qua e ordini un bicchierino di cava, appunto questo spumante, con una tappa. Se per un 2-3 euro te la cavi. Confiteria. Ci troviamo nel Raval, in pieno centro storico di Barcellona, nella confiteria. Qui una volta vendevano marmellate. Il locale è rimasto intatto da più o meno da fine del 1800. Disculpa. Adesso c'è un vermouth, quando puoi adesso? Il vermouth è un'altra bevanda tipica dell'aperitivo barcellonese.
il nostro racconto non finisce qui. Tra poco torneremo a Barcellona per conoscerne ancora arte, cultura e curiosità, insieme a tanti altri effetti personali di Cristiana Capotondi. Restate con noi! Prende il viaggio di effetti personali alla scoperta di Barcellona. Ami il mare, ami il sole, ami il caldo e quindi Barcellona. Esatto. Esatto. Barcellona che tra l'altro è un set naturale anche per gli scrittori, per i registi. Barcellona, hace un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Beh, Vicky Cristina Barcellona, che nel quartiere, proprio forse nel barrio dietro le Ramblas, hanno ambientato anche tutta quella sequenza in cui Penelope Cruz fa le fotografie, cioè viene, diciamo, ripresa, come si dice, viene fotografata da Scarlett Johansson. Devo dire che mi piace sempre vedere le città nei film, e uno dei miei esercizi preferiti di riconoscibilità dei luoghi, quando non sai che quel film è girato in un posto piuttosto che in un altro, è riconoscere il posto e al limite anche il monumento, se c'è un monumento, insomma un piccolo riferimento storico. Questa è l'immagine tradizionale di Barcellona. Ma io ora vi porterò alla scoperta della Barcellona contemporanea. Vamos! Sonia, sono a Barcellona da un anno per studio. Siamo all'Anello Olimpico di Barcellona, che è stato costruito appositamente per le Olimpiadi del 1992. Come potete vedere abbiamo la torre di Calatrava, che simboleggia un atleta che porta una fiaccola. Siamo nel cuore della Ribera, uno dei quartieri popolari di Barcellona e ora rivisitati. Ci troviamo di fronte al mercato di Santa Caterina, che è un mercato storico ristrutturato dall'architetto catalano Enric Miralles e terminato di costruire pochi anni fa dalla moglie Tagliabue in seguito alla morte del marito. Muy bien. Siamo nella zona Forum di Barcellona, completata nel 2004 in occasione della Festa delle Culture. Questo in blu è l'edificio Forum costruito dagli architetti Herzog e de Morant. Alta quanto la torre alle mie spalle,
Questa è Torre Agbar ed è sede degli uffici dell'acquedotto di Barcellona. È stata disegnata dall'architetto Jean Nouvel e ricorda vagamente la torre della Sagrada Famiglia oppure una goccia d'acqua, soprattutto per i colori che la rappresentano. Magari ti piace anche il calcio? Ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Infatti, perché ti porto a Barcellona? Perché? Anche perché quest'anno ha vinto i mondiali. Ah, certo. Allora, io che comunque ovvio, dalla Coppa del Mondo non vorrei mai separarmi, sto facendo un viaggio insieme alla Coppa del Mondo. Ah, la segui? Sto viaggiando con lei. Sei andata a vedere una partita di calcio tu a Barcellona? No, però sono andata al Camp Nou. L'elemento football per loro è un business da un punto di vista internazionale, a parte perché vincono quasi. Quindi questo è un intero museo dedicato al mondo del calcio. È un intero museo dedicato alla storia del Barcellona ed è molto bello perché insomma vedi i loro spogliatoi, tutta la liturgia domenicale, il campo è molto bello e il posto dove è costruito è molto bello perché è sopra Barcellona. Tu sei romanista, vero? Sì. Ma stavo sbagliando, non ti avessi detto mai che magari eri laziale. Tu, quando sei a Roma, devi sempre prima provare romanista. Perché prima devo provare romanista. Poi un laziale può dire no, io sono laziale perché sono nato prima, sono del 1900. Ah, ok. Però se tu un romanista dici che è un laziale. Ok, quindi la prima sempre opzione romanista. È romanista. C'è qualche posto dove ci consiglieresti di andare o dove consiglieresti ai nostri spettatori di andare per un caffè, per una cena, per una serata? Beh, in realtà c'è un posto dove puoi fare tutto. Ecco. Perché è il luogo dove proprio oggi è, non so come dire, il cuore caldo della città da un punto di vista di giovani che si vogliono incontrare, che è questo albergo che si chiama La Vela. Si trova sopra Barcellona, quindi ha una bellissima vista sul mare. C'è una piscina molto bella, c'è una discoteca dentro che si chiama Eclipse, c'è un buonissimo ristorante all'interno ed è proprio il luogo dove tu vai per fare tutto insieme. Cioè prendi un drink, rimani a cena, c'è la discoteca. Barcellona è su un Thermomix. Quando llegué aquí, la playa, el sol, las chicas, la gente surfeando con los patines, había encontrado mi California. California. Io mi chiamo Stefano, sono un operatore teatrale e vi accompagnerò a vedere un po' di teatri off di Barcellona. Questa è la Farinera del Clot. È un centro culturale e queste sono le antiche macchine perché questo spazio è stato ricavato da una vecchia fabbrica, archeologia industriale. Questa sera si va a rappresentare un'opera di Lorca, è un'opera della tradizione. Questo è l'Antic Teatro, è uno spazio che io quando arrivai a Barcellona vidi praticamente mezzo distrutto e ci hanno lavorato moltissimo e hanno tirato fuori una sala teatrale che ha una programmazione molto interessante, molto, molto ricca. E poi hanno tirato fuori un gran bel bar che, come si sa, finanzia sempre molto bene la cultura. Siamo nel multiculturale quartiere della Ribera e siamo qui a RAI, che era un'associazione del quartiere che è stata convertita in un teatro, in un'associazione culturale. È un po' decadente, eh? Sembra di entrare in casa di qualcuno proprio. Questo è il bar del RAI, dalle 6:30 in poi è aperto per prendersi un aperitivo, per prendersi un liquore dopo cena, che so io. Questa è la sala dove ci sono delle esposizioni e si sente che qui dentro è passata tanta storia della città e adesso qui ci sono delle prove in teatro con delle ragazze che fanno dell'acrobatica con i tessuti. She said I can be a frog.
Adesso, come vedete, hanno tirato via i tessuti e stanno allestendo per il concerto di flamenco che si farà questa sera. Quando vai nelle città, ti piace andare a fare shopping, comprare qualche cosa, portarti a casa un ricordo di quella città oppure no? Sicuramente a Barcellona, magari per il gusto di farlo nel paese, luogo dove è nato il marchio, comprare qualcosa di gusto. E poi c'è un piccolissimo negozio che in una strada che credo di ricordare si chiami Passe de Gracia, mm-hmm. che si chiama Vinson il negozio. E ha un'oggettistica un po' vintage, per cui puoi trovare la lampada, puoi trovare i vestiti e tutti oggetti, diciamo, più o meno della tradizione, però magari hanno 40 anni di vita oppure sono nuovi, però hanno una storia, sono specifici della città. Altri consigli di effetti personali. Camp Nou è il secondo museo più visitato della Catalogna, con oltre 1 milione di ingressi annuali. Si racconta la storia di più di 100 anni di vita del Barcellona. Il costo di un biglietto è di 19 euro. La Boccheria è una tappa obbligatoria per chi si trova a Barcellona, perché rappresenta il vero esempio di mercato popolare catalano. Il Palau della Musica Catalana offre l'opportunità di ascoltare concerti tradizionali della regione a partire dai 20 euro. Per un pasto all'insegna di tapas e non solo, a prezzi moderati, suggeriamo Shalock nel Barrio Gotico, in Carrer de la Paia. Chi invece volesse allontanarsi dalle rotte turistiche e gustare cucina catalana in un ambiente cordiale molto giovane, potrebbe andare nel Raval alla Taverna Can Margarit, in Carrer de la Concordia. Un'ottima soluzione dove alloggiare è l'Hotel Soho, un albergo 3 stelle, ma con un design e un'attenzione ai particolari degni di una categoria superiore. Il costo di una camera parte da 100 euro a notte. 5 stelle lusso per l'Hotel 1898 nel cuore della Rambla, al numero 109. Un pernottamento si può trovare anche da 180 euro ed è una vera esperienza di benessere e comfort, in particolare per chi alloggia nella suite con piscina privata. La metropolitana ha 6 linee, il biglietto più economico è il T10, 10 biglietti al prezzo di 8,25 euro. Il taxi è abbastanza economico, la tariffa di partenza è di 2 euro. Tutti i nostri itinerari, come sempre, li trovate sul sito www.la7.it. Buon viaggio! Questa magia per Barcellona fa sì che tu abbia voglia di tornarci spesso? Ma sì, poi sai, io mi piace anche il fatto, mi ricordo in certi casi un po' una Napoli più aperta, nel senso più internazionale. E, allora così, dato che fondamentalmente poi in questo modo così caloroso anche noi italiani ci riconosciamo abbastanza, penso che quello sia, insomma, per qualche tempo, per qualche giorno, è un posto sicuramente molto divertente. Molto divertente, sì, grazie. Grazie a te.